Abbiamo fatto una bella corsa, eh? Io in macchina con te non ci vengo più. Qui ho posto l'animo, io guido che è una meraviglia. Ci sono nato sull'automobile. Sì, ma se continui a guidare così sull'automobile ci muori. Non credo. Ogni volta che prendevo una curva c'era da farsi venire un infarto. L'infarto purtroppo è riservato a noi uomini. Clara, scusami un momento, ti prego. C'è la fontana, è gratis. Oh, Mariu, quel tuo pilone se ne cade a pezzi, ma quando ti decidi a cambiarlo? E con che la cambio? Ho una 2000 fantastica. Una 2000? Sì. E quanti caffè fa una volta? Andiamo, andiamo. Potrei chiederti un piacere, sì? Senti, volevo dire. Andiamo, andiamo. Buonasera a tutti, buonasera. Buonasera. Minerale, ragazzi, buonasera. Simone, prego. Un momento, ci siamo perduti, qualcuno per la strada. Sì, certo, io ecco. Elisa. Beh, intanto... Aspetta, le chiamo intanto io. Beviamo noi altri, va bene. Puledre, che cosa fate lì? Venite alla beveraggio. Ma sì, un momento, scusa. Sai, è stata la solita canasta del sabato. Oh, una canasta da niente, 300.000 lire. Sì, ma con la Giacometti non si può giocare, ha una fortuna vergognosa. Senti, io non te li posso dare perché ho speso tutto per la collezione che porto a Parigi. Perché non li chiedi a Peppino? Lui ne ha tanti. No, a Peppino no. Beh, senti, in fondo fai bene, perché una donna a un uomo scapolo deve chiedere soltanto il matrimonio. Stai fresca. Perché? Lui è tanto snob e tu sei contessa. Sì, ma prima di decidersi a sposarsi, cara mia. Certo, per essere carino, con me è carino. Direi. Sai che io mi faccio tutti i tailleur da lui, eh? Non mi ha mai fatto pagare un conto. E allora? Ma se l'ha detto anche la banca, che gente solvibile. E poi gli effetti sono garantiti sugli immobili. Sì, gli immobili, a me mi restano immobili 15 milioni, mentre col solito giro ci guadagno di più. E ci guadagno gli interessi. E vabbè, ma io devo badare agli interessi miei. Senti, Renzino, quando parliamo d'affari, cerca di metterci meno spirito. Eh? Ah, Achille, non mi incanti, guarda, ormai siamo vecchi, alla nostra età sono più i ricordi che i fatti. Ma sai che ti dico, io compatisco tua moglie, beccati questa. Ti saluto. Tu chiacchieri, ma la notte te ne vai sempre a letto solo. Ah sì, perché il giorno non esiste, eh? Documenta, ti domandalo a Peppino, diglielo tu, Peppino, diglielo. Clara, che ne so io. Ah, senti, ma allora dei numeri del telefono che ti passo io che ci fai? Li giochi all'otto? No, a tombola. Ah, oh, che cosa siete? Ma è possibile che parliate sempre della stessa cosa? Si geliava così, figurati. Fare sempre queste ore. Domattina devo partire, lo sai? Pianta. Ma stai a te. Dove vai? A Milano? Sì, mi accompagna l'avvocato Pietrangeli. Ah, oh, con lui puoi stare tranquilla, sai? A me ha fatto due divorzi e tutti e due con gli alimenti. Sì, ma vogliamo andare via? Sono le 3 e io devo lavorare domani. Ah, chi lo dice? Oh. Apre il negozio alle 9. Dammi un doppio bicarbonato, io ho quell'abbacchio sullo stomaco, quello era un gatto. Già. A me invece è venuta fame, dammi un sandwich con salame. Sandy, lei c'ha la digestione fulminante. Grazie. Dice che lei sul comodino, per quando gli viene sete, c'ha un fiasco col purè di lendicchie. Pensa un stupido. Po'. Ma se c'ho fame, c'ho fame. Ma no? Io scherzo, no? Gianni, sta attento che questa stanotte le se magna. Zitto un po', trascurando poi il particolare che è carrozzata da farina. La tua te la calcolo sempre mezzo testone. Povero cocco, ti sei sciupato. E domani ti faccio fare un giretto con la 2000, va ma bene? Fammi fare un giretto con la friulana. E chi è la friulana? La servona tua che mi piace tanto. Ah, che stupido. Dammi 50 lire. Perché? Voglio mettere nessuno. No, signora, a quest'ora non si può. Giusto, a quest'ora si va a dormire. Ecco, l'unica cosa intelligente che ho sentito dire fino adesso. Lisa, questa non è una vita che può continuare, andiamo. Sì, ha ragione, Peppino, andiamo. Hasta la vista. Buonanotte. Salve, buonanotte. Andiamo, ragazzi. Sveglia. Buonanotte, buonanotte. Lui se ne va. L'altra volta avete pulito me e ho pagato io. Adesso paghi tu, ognuno paga il suo. Ho capito, lui c'ha la saccoccia con la valvola termoionica. Una volta entrati i soldi non gli escono più. Paga. Forza, ragazzi, che prima che spunti il sole visitiamo un'altra volta, no? Di tuo figlio questa? Di mio figlio? Il nostro figlio? È proprio la macchina del Giorgino, è tornato da Sabaudia. Eh già? Eh già. Su, è spento. Vieni. Conviene fare meno rumore possibile dalle... Certo. Dammi tempo. Zitto. Zitto. Tossisci piano, se no ci sente.
Ci siamo. Non lo senti come conciato male tuo povero babbo? Tu che sei quasi dottore potresti fare qualche cosa, no? Con la pressione che ha potresti evitare di fare queste ore la notte. Che batti? No, dico che batti. Un po' di saliva. Sì, però ha proprio ragione il Giorgino. Sei conciato male, poverino, è vero? Beh, ma tu perché sei tornato? Non ti trovavi bene alla Baia d'Argento? Benissimo, ma mi servivano dei libri. Ecco, è passato tutto. Se ti guardassi in faccia. Perché che faccia c'ho? Fumi, bevi, non dormi. Te ne accorgerai. È quello che gli dico sempre anch'io. Beh, io vado a letto, eh? Buonanotte. Buonanotte. Ciao. Vengo anch'io. E non stare scalzo, prendi freddo. Scalzo, come un ladro che ha paura dei rumori. Ah. Sembri l'illustrazione di un disastro. Che disastro? No, dico che disastro. Il tuo. Le arterie a una certa età non sono più elastiche, si induriscono. Il sangue scorre con difficoltà e così un bel giorno... Ma che giorno? Che giorno? Tosse cardiaca, aorta dilatata. Accidenti a me quando ti ho fatto studiare medicina. Oh. Sono stufo di dover fare io a te delle paternali. Devi smettere di bere, di mangiare troppo, di fumare e di andare a letto a quest'ora. E poi mi faccio frate. E allora fai il comodo tuo e alla mamma non ci pensi. Lei deve badare al negozio. Ah, lo vedi che ci siamo capiti? Solo per lei faccio questo. Solo per lei. Una poveretta che ha lavorato tutto il giorno ha diritto a un po' di svago, no? Ah, tu lo chiami svago? Ma fate quello che vi pare. Adesso vado a dormire perché domattina devo andare all'università. All'università? Ah, rimani a Roma? E quando torni alla Baia? Domani, non dubitare. Almeno sto tranquillo. Meno male. Ho alla villa tutto in ordine? Sì, tutto in ordine. Hai bisogno d'altro? Un po' di soldi. Quelli te li dà mamma. Lo sapevo. Buonanotte. Ti saluto. Addio, bello. Loretta Luri. Il dottore. Le sigarette. Mi raccomando, Peppino, che il mio tale sia pronto per domani mattina. Il matrimonio è alle 10. Stia tranquillo, Marchese, e tanti auguri per la sua figliola. Grazie. È una gran giornata questa per un padre, si vede, lei è emozionato. Allora, siamo d'accordo? Naturalmente. Grazie. Accompagna il signor Marchese. Di nuovo? Odi, la prova di Sua Eccellenza Leprotti è pronta? Sua Eccellenza Timbrotti. Sua Eccellenza Timbrotti è pronta? A mezzogiorno, commendatore. Naturalmente, di spilli non ce ne sono più. Figurati, ho detto tante volte che gli spilli devono essere raccolti. Ma io parlo a vuoto, io parlo, ho comprato la calamita apposta. Figurati in terra quando ce ne saranno, figurati. Dove andate, ragioniere? Alla banca, le serve niente? Un momento, ragioniere, sentite. Venite, dobbiamo fare un versamento. Ecco qua, ragioniere. Versate in banca sul mio conto personale questi assegni qua. Oh, la signorina Colombrini ha lasciato gli interessi. La signorina Bernardini? Bernardini, ha lasciato gli interessi. 86.000 lire. Ecco qua, ecco, allora sono quattro, eh. Andiamo, su, ragioniere. E per le cambiali del signor Gianni come mi devo comportare? Deve pagare, come sarebbe? Le cambiali si pagano, perché io non pago. Allora le metto all'incasso. Si capisce, mettetela all'incasso, a meno che questo qui non volesse affrontare una decurtazione, perlomeno 100.000 lire, no, ragioniere? Quando ci si mette di mezzo l'amicizia, facciamo una bella cosa. Telefonategli voi, consigliateglielo voi, senza dire che sono io, senza mettere in mezzo sì, me. Sì, ci penso io. Commendatore? Ma che fai? Qui non si bussa? C'è uno che chiede di lei, dice che è della tributaria. Va bene, la tributaria, la tribù. La tributaria? Mamma mia, la tributaria. Oh, mamma mia, vabbè, dille che vengo subito. Ragionieri, io quando parlo di questo qua mi viene da tartagliare, mi viene il nervoso. Io questa visita me l'aspettavo. Ah, sì, se l'aspettava. E con questa faccia me lo dite, se l'aspettava. Questi vengono a mettere il naso dappertutto. Se fosse solo per la sartoria, la finanziaria, l'immobiliare, l'albergo di uno... State zitta! Che qui anche le mura hanno le orecchie. Ma che scherziamo? Ma che vogliamo finire in galera? Io no.
Va bene, questo lo vedremo, caro ragioniero. Oh, qui chi sbaglia paga. E che qui tutti si salvano e io no. Scusi, lei è Giuseppe... Grimaldi. Grimaldi. Mm? Scusi se sono venuto a disturbarla, ma si tratta di una questione un po' delicata. Direi, anzi, grave. Beh, allora, dica. Ma possiamo parlare qui? Beh, io non ne vorrei parlare in nessun posto. Comunque, parliamo nel mio ufficio. La precedo. Dove sta il maestro? Ah, ciao Peppino, è pronta la prova? Beh, veramente non è pronta, ma io poi sono occupato. Beh. Dottore carissimo! Oh, caro cavaliere, sono lieta di vederla. Io pure, sempre ai suoi ordini. Ah, come sta sua moglie? Il nipotino è nato? Sì, sì, da un mese, è un bel maschietto. Pesa già 4 kg. Complimenti, complimenti, mi rallegro. Venga a trovarci. Con piacere, a presto. Peppino, non ti preoccupare per me, perché tanto io ce l'ho a fare, aspetta un più momento. Tardi, Mi vuole attendere, per favore? Ma, si tratta di un amico. Senza complimenti, non è al caso. No, senti. Sì. Di. Sì. Che lo conosci veramente? Lo conosci bene? Di che lo conosci? Di, ma, ah, di, ma che me lo fai apposta? E che facciamo i chilometri? Se lo conosco? Quello è fatticondo Dracula il vampirio, ma però di soldi, hai capito? Quello con uno sguardo di fare la radiografia di una cassaforte chiusa a chiave già sa quello che ci sta dentro. Insomma, sa tutto di tutti. Mm. Beh, non potresti intercedere in mio favore, dato che stai tanto in buone con lui? È questione di piselli, di grana, ecco. Mangiare? No, no, di soldi. Ah. Qui ti devi far cascare un pezzo stavolta. Che mi casca? 100.000. Ah, ah, ah. Ma sono un faro il doccagno, sempre. Ti è entrato il fischio in casa. E con quello non si scherza, sa. Guarda lo sbinonno mio, dovette emigrare nel Venezuela per il fischio. Lavora nonna mia Grimilde, pora vecchia, 70 anni, rovinata, col fischio. Un fratello mio, vedessi com'è ridotto, col fischio pure lui. Insomma, quando c'è il fischio dentro casa, è la rovina, capito? No, non ho capito niente. Il fischio chi è? Il fischio? Il fisco! Ah, ti do un morso. Il fisco, non il fischio. L'erario. L'orario, sì. Qualunque ora è buona per il fischio. È una cosa apocalittica, perché più gli dà, più gli sa poco. Allora 50.000. Ma no, 60. Ma no, 70. Ma come? 80, 86 e basta, più di questo non posso. Vabbè, io ci provo. Prova e dagliele, vai. Come dagliele? Dammela, che ce metto io? Purtroppo. Eccole qua, fresche, fresche. Ecco, sì, bacele, ecco. Tieni. Ristodemo, sforcati gli occhiali che la commedia è finita. Sei stato bravissimo. E adesso vai giù a aspettarmi nella macchina, eh? È il mio chauffeur, che è artista, eh? E ci sei cascato in pieno. Senti, tu mi sei stato sempre antipatico, sai? Antipatico. E sarebbe tempo di smetterlo con certi stupidi scherzi. Via, ridammi le 100.000 lire. No, venduto sono 86. Ti denuncio. E poi servono per l'uvischi di ieri sera e per quelli futuri, fino all'esaurimento. E poi dico, ti ho dato anche una bella lezione sul fischio, mi pare, no? Ti saluto! Ma che fedente. Commendatore, il signor Danny vuol parlare con lei. A proposito di fedenti. Pronto? Pronto, Peppino. Ma cosa mi sta raccontando il tuo ragioniere? Una decurtazione? Sai, ma non so. No, questo ragioniere, sai, fa tutto di testa sua. È un mezzo confusionario. Non eravamo d'accordo per il rinnovo. Il rinnovo? Ma quando ne abbiamo parlato? Non mi ricordo. Ieri sera, non ti ricordi? E poi oggi spero di sbolognare la 2000 Mario. Se mi paghi in contanti, bene. Altrimenti ti rifilo una delle sue cambiali. Ma senti, Gianni, se Mario paga in cambiali, sta attento che ci mette la firma anche la moglie, eh? Lavallo, hai capito? Lavallo, premuniamoci, Gianni. Certo, che so scemo. Sì, va bene. Grazie, ciao. Ciao. Colette. Colette. Lasciami dormire. Peppino mi rinnova la cambiale. E se Mario mi compra quella macchina, si respira per 2 o 3 giorni. Siamo ricchi. Certo. Baciami. No, adesso no. Colette, rispondi. Ho sonno. Allo? Ah, bonjour, Roberto. Sì, subito. Gianni? Chi è? È Roberto. Oddio, le cambiali che ho scontato. Oh, no, è pronto, stava per uscire. Eccolo. Pronto, carissimo. Ciao, Gianni.
Ti voglio dare una buona notizia. Quelle cambiali di cui dubitavo sono andate a buon fine. Sì. Sì, ti ho già fatto... Scusa un momento. Ti ho già fatto accreditare l'importo sul tuo conto. Benissimo, sei davvero molto caro. Grazie. Va bene. Ti lascio a Colette. Sii gentile. Sì? Cosa? Ho l'impressione di averti svegliata. Ma certo che mi hai svegliata tu. Deve essere tremendamente presto. Ma tu sei già al lavoro, povero tesoro. No, no, non devi scusarti. È stato carino essere svegliata così. Sì, si sta tanto bene a letto. Oh. Ma cosa dici, Roberto? Al telefono diventi pericoloso. Purtroppo è un pericolo metafisico. Non so cosa voglia dire, ma forse è così. Cosa fai oggi? Vado alla Baia d'Argento. È il solito sci. Sì, verso mezzogiorno, pensa. Ma certo, chi mi ama mi segua. Essere venuto. Chi mi vuol bene mi segua, hai detto. Mi ha accompagnato Renzino. Renzino è qua anche lui? Senza Clara deve essere triste, no? Ma... No! 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 Ressa. Mario! Ciao, Colette. Ah, ciao. Ma sei triste, Renzino? Io triste perché? Lo dice Colette. Ma come, non è partita Clara? Clara? Ah, sì, ma solo per due giorni. Oh! Ma guarda quello. Ma chi è? Riverisco! Achille, ma perché non ce lo siamo immaginato? Sì. Poi dico, ma sei impazzito? Alla tua età farà ancora il palombaro. Roba da infarto! Sì! Ma che pesce hai pescato? Pesce? Trattasi semplicemente di un due pezzi di sirena anfibia lacustre. Cosa? Per i fatti l'occhio con uno spettacolo in cinemascope umido, Elena nuda sta in mezzo al lago sul motoscafo. Sì, riportaglielo. Elena nuda? Non mi interessa. D'acqua. Sai, quando uno può fare un piacere a un amico. A proposito, sai mica dove sta Gianni? Sei un vecchio ficcanaio. Mica per niente, sa, tanto per la cronica. Che scherzi stupidi. Elena nuda in mezzo al lago. Renzino però non perde il suo tempo. Messa in treno Clara, eh? Fidati degli uomini. Non tutti sono uguali, cara. Tu sei diverso? Sì, sei diverso. Intanto sei l'unico ad essere sempre vestito dove ci sono uomini quasi nudi. Cravatta. Chemise. Colette. Cosa? Comme tu es troublante. Non ti piace? Tanto.
Roberto, spargimi un po' di crema sulle spalle. Subito. Aiutami. Giri all'arco, per favore! La prego, se ne vada! Se ne vada, per favore, sono nuda! Ah, appunto per questo, le ho riportato il costume! Ma non si avvicini! No, no, stia tranquilla, giro all'arco! Vada via, ho detto! Ma che fa? Mi avevo promesso di non avvicinarsi! Via, via, vada via, vada via! Via! Aia. Che c'è? Con queste abbi spine? Abbi un po' di pazienza, signor Mario, non è la prima volta che la servo, no? No, è che quando provo io c'è sempre Peppino, sempre Peppino. Anzi, mi fai il piacere, mi vai a chiamare Peppino? Beh, eccomi qua, eh. Ecco. Che succede? Tu quando vieni qua fai sempre tanto ghiasso. Permetti? E tu mi hai... Io ti devo dire questo, detto fra noi, questa giacca fa un po' schifo. Beh, veramente, non è la giacca che fa schifo, vuoi dire? Che... Ma io questo non l'ho detto. Ah. Ma sai che tu mangi troppo, ti stai ingrassando. Hai fatto lo stomaco quando è una zampogna. No, no, il fatto è che prima mi misuravi tu, adesso chi mi misura? Il falegname ti misura. Tiè. Sì, sì, effettivamente accolla troppo. Oh. Guarda qua, che fa Petruccio, che fa? E caccialo via, Petruccio. Che vuoi, a me quando mi prendono i nervi... Via, porta via, dammi la giacca, via. Scusa tanto, sai. Sì, abbi pazienza. Torna dopo domani per la misura. No, che dopo domani? A me la giacca mi serve per andare a Parigi. Ah, vai a Parigi? A Parigi. E sai, Elisa fa la solita mostra di biancheria e allora vado anch'io. Con la macchina. Ah. Ho comprato la macchina da Gianni. Ah, sì? Sì. Ti sei deciso finalmente? Sì. In contanti, certo, non è vero? Hai fatto bene. Per un negoziante non è bello mettere in mezzo delle cambiali, degli effetti. Lisa la pensa lo stesso. Ma tu sai che Lisa, di tutta la banda, di tutta la genga, l'unica persona di cui si fida sei tu. Beh, devi sentire, Peppino qua, Peppino là, Peppino sì che ha ragione. Mi permetti, Lisa è una donna di classe e sa bene che io sono un uomo che ha charme. Peppino, io mi devo confessare. Sì, e va alla parrucchia a fianco. Oh, che vieni da me. Non mi sono spiegato bene. Io ti devo mettere a parte una cosa molto importante. Sentiamo. Sai che faccio? Io dico a Lisa che a Parigi con me ci vuoi venire pure tu. No, tu stai embriaco, caro mio. Io ho la sartoria, ho i lavoranti, sono un lavoratore io. Beh, una vacanza. No. Ah, là puoi comprare qualche quadro. Uno lo metti qua, uno lo metti là, uno... Ma che, i quadri si comprano per tenere uno qui, uno lì. I quadri si comprano per fare speculazioni. Tu conosci bene Parigi? Come hai detto? Conosci bene Parigi. Io? Ma io conosco Parigi come, sa, come uno può camminare a Santa Lucia, a Via Veneto. Cammino per Champs-Élysées come se camminassi, che ti posso dire, per Piazza del Duomo a Milano. E allora accompagnaci, Marione tuo, che organizziamo un movimento che non finisce più. Pepi, non guafano le femmine. La femme, bravo. Ma come farai poi con tua moglie Lisa che... soffre in macchina, non viaggia in macchina? Apposta! Noi due andiamo avanti in macchina e lei viene dopo. Hai preparato tutto? Tutto. Allora è fatta. No, ma tu vedi. Stasera io... parli con Lisa e le spieghi tutto. Sì, ma ti volevo. Stasera parli con Lisa e le spieghi tutto. No, io. Tu stasera parli con Lisa e le spieghi tutto, va bene. Un amico sei. Poi io scappo che mi si è fatto No, ma aspetta, prenditi un caffè. Un caffè per il commendatore. Sospendi. Se fosse per me. Ma tu guarda un povero disgraziato se deve andare a lavorare a quest'ora. Che ci vuoi fare? Ciao, Peppi. Stati buono. Ciao. Stati buono, Mario. Io stasera che devo fare? Vedere lì se spiegarle tutto. Questa la chiamerei Petetre e fa molto Parigi. Sì, va bene. E quello l'unic. Sì, fa Khrushchev, è di moda. E questo? Questo? Un jour viendra, eh? Sì, va benissimo. Lisa, quanto abbiamo fatto stasera?
A quest'ora ti presenti tu. Buona Lisa, buona, che c'ho certi nervi. Giusto perché ho da preparare il catalogo per Parigi, altrimenti a quest'ora trovavi già chiuso. Ma di, non hai l'orologio tu? Buona Lisa, ho detto buona. Mi sono sfibrato oggi. Povero Cocco, quanto lavoro, vero? E lavori solo tu. Io mi diverto. Dove sei stato fino adesso? Sono stato al... cosa? Non raccontare le solite bugie. Dove sei stato? Allora non parlo più. No, no signore, adesso devi parlare. Dove sei stato? A lavorare per te. Per il tuo defilé di Parigi. Di chi è questo? Della Marchesa Buccini. Contanti da quella. La Marchesa è sempre scoperta, pure in banca. Insomma, si può sapere dove sei stato? Al commercio estero, sì. Al commercio estero. Dove mi hanno detto, vero, che per il permesso per l'esportazione dei tuoi modelli almeno 20 giorni ci vogliono. Ecco perché c'ho i nervi stasera. Oh, questo è un bel guaio. Meno male che a Peppino gli è venuta un'idea che proprio... Cioè? Signora, a me questo sembra proprio roba che non vada. Trovo che è roba comune, è una schifezza. Chiamala schifezza, guarda che roba. Che stai borbottando? Eh? Che dici? No, niente, per me quel pezzo di biancheria a Parigi sfonda. Ah, tanto a Parigi la ragazza non ci viene. Ma io non parlavo della ragazza, parlavo del pagliacetto. Beh, effettivamente sì, non va. Scartiamolo. Scartiamolo, via. Per questo poi non riesco a trovare nessun nome per il catalogo. Sì. Mogliettina. Mogliettina. E mogliettina è bello, ah, eh? Carino. Allora mogliettina. Va bene, lo chiameremo mogliettina. Per questa sera basta, riprenderemo domani. Domani. Benissimo. Ragazze, vestitevi. Beh, allora qual è l'idea di Peppino? Bella. Bella? Lui dice di andare addirittura a Parigi in macchina. In macchina? In macchina, perché la 2000 c'ha il portabagagli grande, allora dietro ci sta tutto, tutto. D'accordo, ma caro, in macchina il problema della dogana esiste lo stesso. È più facile. Sì? E Peppino lo sa, e lui già ci ha provato, lui... E poi gli spiega tutto lui stasera. Sarà, però tu sai che io con la macchina soffro tanto. Ecco, tu vieni dopo con l'aereo. Ecco, già, io con l'aereo e tu da solo a Parigi. Solo, con Peppino. L'ho convinto, così mi dà una mano alla dogana. Poi lui deve prendere certi quadri. Allora viene anche Peppino. Certo. Così è un'altra cosa. Di Peppino mi fido, è serio lui. Eh sì, perché io da solo a Parigi, sai che baldoria. Buonasera. 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 Buonasera, signorina, buonasera. Buonasera. Sera. Buonasera, cara. Addio, Sonia. La vuoi smettere di guardare in quel modo? Io a te finisci che ti cavo gli occhi. E poi come la guarderei, la gelosona mia bella? Su, andiamo che tardi. Andiamo che tardi. Stacco il generale, eh? Attenta la testa! Quanto premura! Troppa luce. Ho ancora negli occhi il sole del lago. Che vergogna su quel motoscafo. Pirata. Non capita spesso una preda così. Si è comportato come un ragazzino. Beh, era uno spettacolo vietato ai minori di 16 anni. Non dovevo venire qui questa sera. Se lo sapesse Federico. Marito? Peggio, amante. È così geloso. Per lo stato civile io sono ancora una signorina. Gradisci un baby? Ma che dice? Un whisky piccolo, si dice così, no? Sì, stasera voglio bere, fumare, voglio... Che cosa? Tante cose voglio. Con un po' di ghiaccio? Sì, grazie. Federico. Ma vogliamo lasciare un po' in pace questo Federico? È il mio rimorso. No, non voglio stordirmi, bevi tu. Grazie per il tu. Sei un incanto questa sera. Più che sul lago? Beh, è una cosa diversa. Io, nuda, mi preferisco. Hai ragione, le opere d'arte non vanno coperte.
sono fatte per la gioia degli occhi. No, no, non così. Si fa così? Così? Così. E così? No, no. Forse non dovevo venire. E perché? E se Federico mi ha spiato? No. Parliamo di lui. Di Federico? Sì, parlando di Federico mi sembra di tradirlo meno. E va bene, Federico. 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 Che bella pioggia. Attenzione, grandina. Suonano. Suonano. Oh, e come suonano? Chi sarà? Federico. Federico! Federico! Oddio, dove vado? Da quella parte. Avrei dovuto immaginarlo. Già. Lì? Sì, sì, lì. Achille, che scherzi da cretino. Va all'inferno. Speriamo di no, signore. Oh, mi scusi, sorella. Io credevo... È tanto tempo che suoniamo. Papà! Marisa! Paparino! Marisina! Beh? Beh, ma entrate. È un'ora piuttosto insolita. Ma che cosa è successo, sorella? È andato a fuoco il collegio. Sei stata tu? Oh, no, signore. Ma prego, prego. Un cortocircuito ha arrecato qualche danno al dormitorio. Ah, capisco. E allora abbiamo pensato di ricondurre in seno alle famiglie le allieve residenti a Roma. Credo che lei sarà contento di riavere la sua Marisa per qualche giorno. Eh? Ah, come no, certo. È contentissimo. È stata proprio una bella sorpresa. Sì, un po' inaspettata, ma una bella sorpresa. Prego, sorella, vuol bere qualche cosa, una grappa? No, no, signore, grazie. No, tu vatti a cambiare da quella parte. Ah. Suonano. Suonano, papà. Suonano? Sì, signore, suonano. Ah, sì, suonano. E perché non vai ad aprire? Ma certo che vado ad aprire. Ah. Intanto tu vadi là a cambiarti. Sorella, le spiace dare una mano nel disfare le valigie? Oh, no, no. Ecco. Dai a me, papà. Vengo! Ehi. Chi era? Federico? Ma che Federico? Era un mendicante. A quest'ora, che voleva? L'elemosina. Ma... Aspetta. Tieni, bevi. E adesso chi sarà? Adesso è Federico sul serio. Oh! Chi è? Buonasera. Che c'è, papà? È la donna della pulizia. A quest'ora? Beh, viene quando può. Quanto è strana questa donna della pulizia. Sono le donne della pulizia del giorno d'oggi. Aprite in nome della legge. Dove va? Scusi. Sopra il luogo. Ah, benissimo. Qua siamo in via l'articolo 516. Sola divisione. Guanti e borsetta. Di qua, di là, si sa. Scusi, signor commissario. Tenutario di colloquio intimo a porte chiuse. Mi vuole ascoltare, signor commissario? Guarda, io forse sono stato un pochettino intempestivo, sì. Ma non potevo supporre che a quest'ora qui ci fosse già la sirena del lacchetto. Ma quale sirena? Vattene via. Oh, non mi dirai che questa è roba di Moniche. Chi te l'ha detto? Perché? C'è la monaca.
Panicolli! C'è la polaca! Fare il furbo con noi fuori la giaguara! Andiamo un po' la roba, lo spalliere, questo! Guara, la giaguara. La monaca. Ma allora è davvero? Sì. Allora io vado. Renzino? Dov'è Renzino? Oh! Guardate! Peppino, che vuol rimanere scapolo, e capirai con una telefonata di medici certe, hai capito? Ma dove eri tu? Marisa! Papà! Oh! Che roba! Forse è il momento di andarcene. Ma come sono? Achille, veniamo anche noi! Su, su. Evviva! Scusi, avvocato, ma adesso si sbrigheranno qui a Roma. Cara, ora che abbiamo ottenuto il consenso da suo marito, non resta che attendere alla sentenza. Una cosa è positiva. 2 giorni fa era signora e adesso è quasi signorina. Con tutte le qualità, si intende, di una signora. Una bella improvvisata per Renzino. Una doppia sorpresa, direi, avvocato. Perché? Perché lui non mi aspettava stamattina, anzi. Oh, qui c'è un telefono. Mi scusi. Vuole svegliare Renzino così presto? No, no. Io non voglio commettere l'errore che fanno certi mariti di arrivare all'improvviso. Pronto? Non risponde, deve essere già uscito, è sempre indaffarato. Pronto? E va all'inferno. Ciao. Oh, papà. Chi era? Nessuno, papà. Ah, allora torno a letto. Scusa, ma io ho fame. Mangia. Che cosa? Ah, non so, datti da fare, guarda nel frigorifero. Qualche cosa ci sarà.
Beh, io vado a fare la doccia. Ma io mi domando e dico come si può incendiare un collegio. Le suore non fumano. No, loro no. Allora chi fuma, scusa? Noi ragazze, di nascosto. Vuoi una sigaretta? No, ti ringrazio, ma stomaco vuoto non fumo mai. Ma nemmeno stomaco pieno. È possibile avere una figlia che fuma, che balla, che dice le parolacce? Anche ieri mi hai fatto fare una brutta figura con gli amici. Ma lo sai che hai una ganga simpatica? Sì, abbastanza. Però quell'Achille certe volte esagera. Qual è Achille? Quello grasso, coi baffi. Anzitutto si deve dire signor Achille. Quello con la pancia? Sì, un disgraziato. Perché, che fa? Il farmacista. Beh, il farmacista ha due farmacie, lui non fa niente, ritira i soldi e basta. E quell'altro alto? Chi, Mario? Anche quello non fa niente, ma in compenso ha la moglie molto ricca. E noi, papà, siamo ricchi o poveri? Boh, non lo so, dipende. Sai, col tipo di lavoro che faccio io. Beh, va in cucina e mangia qualche cosa, Sì, ma dopo dove andiamo a colazione? Ma non so, andremo in qualche ristorante, ce ne sono tanti a Roma. Al ristorante vestita da collegiale non ci vengo. E va bene, andremo in un negozio e compreremo un bel vestito. Va, va. Ha risposto al telefono prima? Sì. E scusi, potrei sapere la sua età? 16 anni. Sporcaccione. Senta! Senti! Tu non sei per caso la signora di papà? Ma lei è Marisa. E il collegio? Il collegio è andato a fuoco, noi siamo gioventù bruciata. Vuoi un po' d'uva? Grazie. Lei è davvero molto carina. Su, dammi del tu. Lo sai che questa notte ho dormito in camera tua? Hai dei vestiti splendidi. Ah, sì? Papà ha promesso di comprarmene uno. Vuoi che ci andiamo insieme, ti va? D'accordo. E quando vi sposate? Presto. Signora? E che calma, Peppino, non è mica roba che si rompe questa, abbi pazienza. Ecco, metti qui, Ecco. Renzino, quegli indirizzi di Parigi, quando me li do subito. Mi raccomando la mia roba, Peppino, la raccomando a te, perché lui è tanto svagato. Io non sono niente tranquilla per questo viaggio. Ma non ti preoccupare che appena arriviamo a Parigi gli faccio una bella telefonata. Ciao, Mario. Avevo detto che ha un portabagagli grande come una casa, vero Peppino? Buon viaggio, Peppino. Ciao, Anna. Ciao, caro. Ah, senti, qui ti ho segnato due cosette che dovresti portarmi da Parigi. Per me è una bottiglia di souvenir di Patou. Peppino, non ti dimenticare dei foulard di Hermès. Mi affido al tuo gusto, Il boccione? Ma qua chi la paga tutta questa roba? Pensi sempre ai quattrini, pensi. Il caffè, signora. Ma un caffè lo prendo volentieri, che in questa casa si mangia troppo. Dai, che questo termo serve a loro per il viaggio. Ciao, chi lo compra, io se ce l'ha da facendo. Ciao. Ciao, Lisa, ci vediamo a Parigi. Ciao, dammi tanti bacioni a Giorgetto nostro e vai spesso in villa, così vedi come sono sistemati i ragazzi, Ma non c'è bisogno, posso andarci io. Tra qualche giorno vado a Sabaudia. Vai a Sabaudia? Anzi, grazie per l'ospitalità a mia figlia, Sempre grazie. Beh, però è esagerato, Si è portata anche una compagna di collegio. Ah, sì? La villa capitata. Arrivederci, E così adesso partono. Ciao, arrivederci. Non correte, non vi scapicollate, state buone. Arrivederci. Non partono. Che cosa? Gianni, non va. Ma che c'ha questo? Come che c'ha? Fa vedere. Non si muove. Sì, Io dico che c'ha le candele consumate. Ma che gli avete fatto? Vuoi scommettere? Prova a tirare l'acqua. Ma sei sicuro che è tuo questa macchina? Va piano, che c'è usa. Ehi, che c'è? La solita Achillata. Io? No. Guarda. Va a finire che uno di questi giorni con te mi comprometto. Senti, basta che non sia oggi, che oggi c'ho da fare. Però sei un deficiente, spaccavi tutto lì. Ma sei un deficiente! Che ci hai messo sotto? Per favore, dateci una mano, per favore, va. Che ci hai messo? Ma guarda, sto rimbambito, che ci sarà sotto? Ciao, Mario.
Ah, sei tu? Ammazzate che macchina che ti sei fatto. Beh, è una macchinetta. Come stai? E come devo starci? Ho certe bugie non ci pensa, che ci pensiamo noi. Ecco, bravo, pensa. A Gigi, tempo qua, dacci un po' una mano, che questa è la macchina dei miei nipoti. Dai. La pararilla. Hai visto da che ambiente viene? Se non avessi incontrato quella povera Lisa. Ma che c'è? Ma ci sarà sul tuo amico. Guarda, Mario, che ti hanno sbloccato. Arrivederci, ciao Gianni. Ciao collega. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Io me ne vado. Vado a disinnescare la bomba che mi hai messo in camera. Ah, io no. Strano. Io vorrebbe sapere chi è stato quel cornuto che ha fatto sto scherzo. Ah, io non lo so, sono scapolo. Ho fatto male? Oddio. Ragazze, smettete, io devo studiare. Con questo baccano che fate io non combino più niente. Che là? Pronto? Ah, sei tu, mamma. Volevo vostre notizie, come stanno le bambine? Pronto? Giorgio? Pronto. Ho domandato come stanno le bambine. Sono buone? Buonissime, mamma. Due angioletti. Cerca di essere carino con loro, da buon padrone di casa. Ah, papà, ha telefonato questa notte da Parigi. Speriamo non si strapazzi. No, sta bon, Denise, bon, che mi fa il solletico sotto la pappagorgia. Lazaron, whisky? Che a sé? Il faut boire, il faut être allegri, il faut être, come si dice, juif. Juif? Je ne suis pas juif. Chi ha detto, Pepì? Ha detto che non è ebrea. E San Fredian. Manca a me, hai sbagliato. Vabbè. Madame, mon ami ha detto che il faut boire, pour être joué. Moi, aujourd'hui j'ai le cafard. Cafard? Muy bien. Allora, un cafard, deux cafards, trois cafards, quatre cafards. Ma cafard non significa caffè. E che vuol dire? Ma vuol dire significa che... Ma che ci mettiamo a fare lezioni di lingua? Qui andiamo, ma qui bisogna concludere. Ma che figura facciamo? Che vuoi concludere, Peppi? Oh. Queste sono francesi, hanno bisogno di essere lavorate un po'. Lascia fare a me, va. Vive la France et à los enfants de la folie. Ah, quante fesserie. O qua? Qui con gli inni nazionali non concludiamo niente. E allora? Bisogna spogliarmi. Oh, hai capito? Adesso ci penso io, comincio da me. A fare che? Mi spoglio. Perché? Come, per eccitarmi. Copriti, Peppi. Dì, ma quanto sei spiritoso. Allora, le cadeau que vous nous avez promis? Peppino ha detto cadeau, vuole le cadeau. Ma non hai capito? Cadeau significa regalo. E che non lo so io. Guarda che succede, sta attento. Le cadeau dopo. Ecco, bravo. No, subito. Hai capito, Peppino? Cadeau è subito in tutte le lingue, lo sanno dire. Io ho un'idea. Dimmi. Adesso ti faccio vedere come si spogliano subito. E fammelo vedere, Peppi. Pardon. Peppino, che fai? Lasciami fare. Peppino, non facciamo pazzie. Lasciami fare. Non facciamo passi falsi, Peppino. Regardez, madame, regardez. Oh là là. Peppino, dare la legge. No, le combinazioni, Peppino. Mademoiselle. Oh. C'è è carino questo. C'è ben? Pour vous, mademoiselle. Oh, merci. Peppino, che fai? Regardez. Oh, è bello, e grazie, che bello. Le piace? Pour vous, mademoiselle. Peppino, mi rovini. No, quello nero no. Ah, questo è il modello. È un modello. Che sei chic. Vraiment. Ah, mamma. Nous donnez-vous questa biancheria se vous, at nostra presenza, ne prouvez. No. E allora dammi qua, ma che scherziamo. Oh, ma qui manca un pezzo. No. Peppino, perché piangono? Ma non lo so. Perché piangi? Che è successo? Non ho déshabillé, si vous allez là. Ah,
Ho vinto. Che hai vinto? Ho vinto. Si spogliano, ma sono timide. Non vogliono essere guardate. D'accordo, mademoiselle? D'accordo, mademoiselle? Si spogliano? Allora, allora, vieni, vieni, vieni. Eppure tu. Allora, vieni, vieni, vieni. Che è inventariata, No, 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 no. Tournez-vous. Voltate, voltate. Hai capito? Voltate. Ma che hai vinto? Che hai vinto? Tu fai il grande con la roba degli altri. Poca roba. Se se ne accorge Elisa. E vabbè, come fa ad accorgersene? Senti, io mi prendo la roba. E vabbè, te la riprendi, via, te la riprendi. Io la riprendo. Ui, 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 guarda, 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 guarda. Oh, mamma mia, gli occhiali. Dammi gli occhiali. Tieni, Peppi, tieni. Non ci vedo bene. E adesso non ci vedo più. Mamma mia, ma sei girato. Dammi qua, Peppi, fammi vedere la Bruna, la Bruna, la Bruna. Che peccato, come le vedo piccole. Ma vai, il telefono. Il telefono, Peppi? E vacci tu, va a rispondere. Questa è camera tua e poi io sono all'estero. E sei la polizia? Ma che polizia? Vai, vai, vado vai, io. Vai, vai. Pronto? Ah, mamma mia, la polizia? Peggio, Lisa. Ah. Amore mio, come stai? Sono qui in camera mia con Peppino, c'è anche Peppino. No, non può venire a salutarti, sta poco bene. Poco bene, sta a letto con la febbre alta. Cerca un pretesto e manda la via. Adesso cerco il pretesto e la manda. No, Peppino dice, cerca un pretesto e manda via la cameriera. C'è una cameriera? Una cameriera che ha portato il tè, sai, di quelle cameriere che parlano, parlano. Allora lui dice, mandala via. Io tengo la bionda, tu tieni la bruna. La bionda no. Le avviso. No, la bionda, perché le cameriere sono due, una bionda e una bruna. La bionda no, perché arriva, porta il tè e va via subito, sì. Io pure non mi sento tanto questo bene. Questo l'ho salvato. Non mi sento tanto bene, c'ho un cerchio alla testa che non ti dico. Questo l'ho salvato. No, dico questo, Peppino, l'ho salvato io, stava male, era gravissimo. Allora l'ho salvato. Si sono chiuse dentro. Si sono chiuse pure dentro. Le cose, No, le supposte, sono chiuse dentro al comodino. E allora Peppino non riesce a aprire il comodino. Guarda un po' se puoi aprire il comodino. Apri un po', Peppino. E mica s'apre. No, vedi, da questi comodini francesi, quando si chiudono non s'aprono più. Sembra impossibile, Sai com'è, Lisa, quando uno si trova all'estero, in albergo e si sente male, poi perde la testa. Poi adesso si è pure chiuso il comodino. Peppino, vedi di aprire il comodino? Non apro, non apro. Devi aprire il comodino. Senti come strilla? Sta male. È veramente grave. Lo dico io. No, sono le suore che gli hanno fatto l'ipotermoclisi a Peppino. E beh, lui sai com'è, ogni tanto si fa un ipotermoclisi. E beh, au revoir, sorelle. Au revoir, sorelle. Ma no, che ridi? Mademoiselle, mademoiselle, restai sì, restai sì, ma... Che ridi? Io... Oh, accidenti! Ah, perché pardon. Detto sorelle? Pardon. Ma... E beh, che vuoi, io mi arrangio in francese, come devo dire? Au revoir, sir. Pardon. Sono assai... Sono rovinato. Vieni presto, che ti aspetto con ansia. Siamo tristi, lontani dalla patria. Sì. Oh, ecco Peppino, è riuscito a chiudere, a aprire, il comodino, sì. Ciao, Lisa, mia bella coccolona, ciao, ciao. E allora? Niente, ho incontrato due dracule. E quelle? Sparite. Ti dico io. Peppino, si sono portate via tutto. C'è rimasto solo questo e quell'altro, dove sta? Ce l'hai in testa. Ah, è vero. Eccolo qua. Domani arriva Lisa a Parigi e qui scoppia un'altra rivoluzione francese. Ma che avventura. Che schifo di avventura. Ahia, ma guardami il naso, quella mi ha dato un colpo serio, sai? Qua, qua. Ma che mi frega del naso tu? Ma certo, si può fare un'operazione di riporto. Venga qui da me, commendatore. Ma per carità, mio dovere, commendatore. Oi, come fai? Bene, scusa, vorrei chiederti Vuoi un consiglio. Una sigaretta? Grazie. Prego. Direttore. Scusa un attimo. Ingegnere, vengo subito. Prego. Ah, ciao. Beato te che non hai preoccupazioni. Ah, lasciami perdere anche tu. Sto rincorrendo certe farfalle. Sì, piangi, piangi. Ma che dovrei dire io che devo andare fino a Milano per fermarne una sulla strada del notaio? Anzi, bisogna che scappi perché altrimenti perdo lei. Ciao. Ciao. Ah, senti, Roberto, domattina verrà da te Colette per quell'operazione. Sì, un momento, permetti. Ti aspetto, Senti, Gianni. È inutile che disturbi Colette, l'amicizia in certe cose non deve entrarci, scusa. Se la direzione centrale troverà valide le garanzie che hai offerto, l'operazione andrà e ne sarò felice, altrimenti io non posso proprio farci niente. Buon viaggio e tanti saluti a Colette. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao. Scusami tanto. Oh, per carità. Dunque... Signor direttore, permette? Scusami, abbi pazienza.
Ecco. Senti, io avrei un pochino fretta. Devo arrivare alla Baia d'Argento. Ah. Sai, vado a raggiungere mia figlia. Ah, ti vedo sotto una luce nuova, pater famiglia. Beh. Ho portato da bere. Ehi, si beve. Ah. Grazie. Grazie. Andiamo a fare una bella nuotata, ma non in piscina, nel lago. Il tuo microscopio che farà solo su? Tra un microscopio e te la scelta è facile. Scelgo te. Sta ingranando la quarta, Giorgio? Sta attenta a te, Nuri. Attenta a che cosa? Dopotutto mi ha invitata solo a nuotare. Vero? Beh, sì. Va bene, andiamo. Però ti avverto che soffro i crampi in acqua. E se mi capita, tu dovrai riportarmi a riva in braccio. Ce la farai? Proviamo. Se sono di troppo, fatemi un fischio, eh? Salve, ragazzi. Papà. Ciao. Salve. Il nostro signor dottore. È la mia compagna di collegio. Piacere. Beh, questo è il modo di far divertire le ragazze. Sole e Coca-Cola. Roba da colonia marina. Dico bene. Dice benissimo. Allora andiamo. Su, cosa preferisce? Sci acquatico, tennis, pallavolo? Dica tutto quello che vuole. Fa parte del comitato olimpico. No. Papà è sempre così esuberante. Già, il suo slogan è la vita comincia a 40 anni. Slogan promettente. Beh. Questo si chiama andare in bianco, eh? Oh. Per quello che me ne importa. Andiamo, che ti brucia, dottore. Ti hanno soffiato quel corpo tanto desiderato. Ma la vuoi piantare, ragazzina? Vieni tu a fare questa nuotata. Nuotatrice supplente. E va bene. Le suore dicono sempre, consolate gli afflitti. Ma sia ben chiaro, a me i crampi non me ne prendono. Andiamo. Guarda questa. Ho portato il tè per il dottor Schweitzer. Ma che dottore è dottore? Quando sto con te mi sento tanto specialista per bambini. Hai preso il lattuccio stamattina? Capirai, ha parlato Matusalemme. Dove hai messo la tua barba bianca? Tu scherzi troppo. Da oggi in poi ti terrò occupata assegnandoti dei compiti. Anzi, ti do subito un tema da svolgere. Parlate della vostra amica Nuri. La lingua batte dove il dente duole. No, no, denti sani, bocca fresca. E va bene, svolgimento. Oggi Nuri si è alzata alle 12, ha preso l'aperitivo, ha mangiato, poi è uscita con mio padre, fine. Lodevole. Al mio tema? No, no, a tuo padre. Cabina di Sinatra. Grazie, signorina. Io prendo questo Parker. Bene, signorina. 4.000 alla cassa. È libera la cabina di Modugno? No, è mezz'ora che ci sono rinchiusi quei due. Formidabile. Lo compriamo. Anche questo? Tutto quello che vuoi. Tutto, tutto. Tutto, 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 tutto. Bene. Questi dischi li prendiamo tutti. Tutti? Tutti, 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 tutti. Posso fare una telefonata? Prego.
Li mando a casa, signorina? No, no, li portiamo via con noi. Pronto? Ah, sei tu. Beato chi ti sente e chi ti vede. Beh, sono stato molto occupato. No, nemmeno oggi. Ma è 3 giorni che dobbiamo andare dall'avvocato per firmare questi documenti. Non è un passo facile da farsi, lo sai? Insomma, rimandalo. Ma no, non posso nemmeno a pranzo. Ma con chi vuoi che vada? Con Marisa? Non ci sto mai. Beh, insomma, fa come ti pare. Ciao. Grazie. Quant'è? 140.000. Tutti, tutti, tutti? Tutti. Contenta? Sì. Com'è tardi. Avevo promesso a Marisa di andare al cinema con lei a Sabaudia. E invece questa sera vieni a cena con me. Ma come faccio con Marisa? È semplicissimo, rimandi l'appuntamento che avevi preso. Perché? Prima dobbiamo ascoltare un paio di dischi, non ti pare? Andiamo. Presto. Tu sei amico di Gianni. Ebbene? Ma Gianni è a Milano. Ma noi siamo qui a Roma, sull'Appia Antica. Non senti niente, questo concerto di grilli, il profumo dei pini che inebria. E il tuo profumo, Coletti, il tuo profumo. Ah, Roberto, tu sei un poeta. Sei tu la mia poesia. Banchiere e poeta. Già. In Francia i banchieri sono banchieri, i poeti sono poeti. Che strana l'Italia. È la patria di Dante. Un banchiere? Che ne so. Non mi piace così. Perché? In automobile da gente volgare. Vuoi che andiamo a casa? No, parlami ancora. Gianni è sempre preoccupato per le sue cambiali, non parla d'altro. Tu, au contraire, chiusa la banca, tu sei si bien parlé au cœur de femme. Colette, fiore del mio giardino. Buonasera. Prego, documenti. Ecco. Anche quelle della signora. Rispondo io della signora. E è la signora che deve rispondere a me. Prego, il suo documento. Ma non ce n'è bisogno. Due cittadini forse non hanno il diritto di stare in automobile? Non come ci stavano loro. Come sarebbe a dire? Quel rossetto è piuttosto evidente. Ma come si permette? Le consiglio di cambiare tono. Ma che tono? Io non ho usato nessun tono. Avanti, i documenti di quella. Quella lo dica sua sorella. Ah, così? Sì, così. E allora andiamo tutti al commissariato. Ma non rompete le scatole, due persone non possono stare in casa. Avanti, inseguiamola. Ma credete di essere? Poche storie. Su, andiamo. Come si permette lei? Salga, presto. Sulle mani. Mi pare strano. Una cosa che non riesco a concepire. Ma com'è possibile che alla dogana... Antre? Mo. Io stavo pensando a quello che mi hai detto di Roberto, altro che storie. Hai capito, poveraccio? Ah. Oh. L'hanno arrestato con tutte le responsabilità che ha lui in banca, è uno scandalo. Oh, lascia perdere Roberto adesso e dimmi piuttosto com'è che alla dogana ti hanno portato via la biancheria. Io poi avrei capito tutta, non soltanto qualche pezzo. Con quale criterio non capisco. C'è il tè, prendi il tè. Sì, il tè. Allora, com'è stato? Parla. Parla. Com'è stato? Com'è stato? E com'è stato? E com'è stato? E com'è stato? È stato che alla dogana fermano le macchine, no? Vabbè. Allora hanno aperto il portabagagli, hanno visto la roba. Se la sorpresa e ti saluto scuffia, com'è stato? Sara. Sara. Ecco, quando fai la diffidente mi fa venire certi nervi che non ti dico. Ma allora spiegami tu com'è possibile che a un doganiere servano delle mutandine di pizzo, ma via. A un doganiere? E che i doganieri francesi sono come i nostri? E sì. Come sono? E quelli oltre alla moglie hanno l'amica, hanno... Sì, e poi roba che serve quella? Sara. Sara. Adesso ti faccio parlare con Peppino, va bene? Così te lo dice anche lui e ci crederai, ecco. Perché sei malfidata. Sono malfidata. Malfidata? Sono malfidata. Sei malfidata? Allo? Messi Grimaldi? Chambre 35. Eh?
Parla un po' tu, che io con i francesi... Allô? La chambre 320. Ah, il est sorti? Bien. Merci. Il est sorti. Il est sorti. È uscito. E ho capito, mica sono scemo, eh? S'il vous plaît, monsieur Grimaldi, on vous attend tout de suite au secrétariat. Ah, bien, bien. De ce côté-là. De là. Accommodez-vous. À conscience. Dis quoi? Merci. Bonjour, madame. Bonjour, Miss Margaret Davidson. How do you do? Americana? Oh, no, inglese. Ma parli pure italiano. Ho fatto i miei studi a Firenze. Ah. Appoggio imperiale. Meglio allora, eh? Si accomodi, prego. Grazie. Oh, ecco l'assegno, madame. Complimenti, signore. Lei ha scelto 6 quadri veramente belli. Io amo la pittura, l'arte in genere. Poi sono convinto che i quadri sono un impiego di capitale. Ah, ecco. È su una banca svizzera. Perché lei ha un conto pure in Svizzera? Anche in Olanda, non si sa mai. Meglio tenere le mani dappertutto. Capisco benissimo. E adesso, se vuol darmi il suo indirizzo, provvederemo a farle spedire subito i quadri. Sì. Corso del Rinascimento 327, Roma. Roma? Che città meravigliosa. Lei è romano? No, 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 no. Avevo uno zio romano. Io sono napoletano. Oh, Naples, che luogo incantevole. Il Vesuvio, le canzoni, i maccheroni con la pomarola in coppa. E lei è sposata? Ha la mamma? Il fratellino, il cane barbone? No, no, vivo sola. Oh, male, che tristezza. La solitudine mette tristezza, melanconia. E le posso fare una proposta? Ecco l'italiano. E quale sarebbe questa proposta? Niente, vorrei invitarla a cena questa sera. Ho un amico con me insieme a sua moglie. Non saremo soli. Mi vuole dare il suo indirizzo? Io vivo ai Champs-Élysées. Che bel quartiere. Rue Balzac. Ah, che bella strada. Numero 27. U27. Allora... Vengo a prendere alle 8? Diciamo alle 8. E diciamolo. Au revoir, madame. Pardon, mademoiselle. Ti ho portato. Beh, allora che cosa beviamo? Non lo so, Pepino, che beviamo? Whisky, champagne, siamo a Parigi. Sei arzillo stasera, eh? Molto, molto champagne. Per me che non bevo altro va bene. Non beve altro, Lisa, non beve altro. Ha già imparato. Ormai può venire con noi a Roma, è vero, Pepino? Oh! Ah, io per me ci sto. Ci sta lui e fai uno sforzo, fai. Però occhio alla penna, Pepino? Perché? Perché, come hai detto che si chiama? Margaret. Margaret, e allora questa bella manza ogni mese ti si fidanza. Cosa vuol dire manza? Manza è, fatti conto, come una che... No, vuol significare quando uno è un bel pezzo di figliolo, Ecco. Allora anche tu sei un bel manzo. Manzo! E voilà. Grazie. Ma è per lei, non è per... Pardon, madame. Combien? 2000 francs. Hai capito? Che buon fratello, 2000 francs, ma questi sono pazzi. Pazzi. Un momento, le mie sigarette. Sì. Grazie, non fumo che queste. Sei la gaccan delle gargotte. Siamo a Parigi. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je vais vous présenter maintenant le numéro international de striptease, madame Antel et sa femme de chambre. Mmh.
quella è un bel pezzo di figliola Manza, eh? Simpatica, Margaret. Afferra a volo, eh? Ce ne andiamo, sono cose viste e riviste, è vero Peppino? Sì, sarebbe meglio andare via, tanto più che non mi sento neanche in bene. Non ti senti in bene, Peppino, andiamo, poi tu hai volato, sei stanca, domani devi alzarti presto, andiamo. Capisci a te, una volta che ti autorizzo a guardare due belle ragazze che si spogliano, te ne vuoi andare. Belle, ma queste mica tanto. Sono graziose. Mm. Per me è un numero formidabile. Sì, quello è il mio modello. Non può essere. Quello è mogliettina, ti dico. Ma sembra, non è. Ah, allora quello sarebbe il doganiere, vero? Farabutto. Guarda, anche Peppino può testimoniare che ha la doganiera. Anche Peppino Mastalcone. Ma che cosa succede qui? Niente, è un gioco. Un gioco, andiamoci. Che mi lasci solo, Peppino? Peppino? Ma questa volta non finisce così. No, guarda, Lisa, devo spiegarti. Che vedi quella? Indovina un po' chi è quella. Che cosa spiega? È l'amica del doganiere. E l'altra chi è? La nonna. Eccolo, nonna. Retino, brava, nonna. Ecco. Sayonara. Ed è proprio la clorofilla a rendere verdi le piante. Sai sempre tutto, tu. Pure mi sa che su un certo argomento ti batterei. Quale? Le frasi celebri. Chi perde paga pegno. Ci stai? Va bene, ci sto. Beh, comincio io, va bene. Chi ha detto meglio combatteremo all'ombra? Leoni, dalle Termopili. Bravo, tocca a te. Cosa disse Cesare quando varcò il Rubicone? E il dado è tratto. Ho perso ancora. Le devo 1.750.000 sterline. Mi pagherà con comodo. Ah, grazie tante. Quando gioco per scherzo, perdo sempre cifre favolose. Perché quando gioca sul serio vinci? Oh no, perdo molto di più. Almeno fossi fortunato in amore. Sbaglio, lei ha un temperamento un po' freddino. A qualcuno piace caldo, eh? Già. Questo è molto bello. Vogliamo ballare? Ha freddo? Freddo? No. Emozionata? Emozionata? E perché? Allora hai paura. E di che? Non so, mi era sembrato di sentirla tremare. E noi suoneremo le nostre campane. La risposta è esatta. Dai, tocca a te. Beh, fammici pensare. Te ne voglio fare una molto difficile. Vediamo un po'. Chi ha detto l'amore sa vincere tutto? L'amore sa vincere tutto. Tutto. Non lo so, chi l'ha detto? Io. L'ho detto a te un minuto fa. No, ma questo non è giusto, è barare. Barare o no, paga il pegno. Che pegno? Questo. Mm.
sono ubriaco. Nuri, non bisognerebbe mai mettere al mondo dei figli all'età di 20 anni. E perché? Perché poi ci si ritrova alla mia età con dei figli che hanno la tua età. E allora? Allora è difficile, capisci? Vieni, balliamo. Buonasera, sorella. Prego, s'accomodi. Posso offrirle qualcosa? Un whisky? Un benedettino? Sono venuta a riprendere le ragazze. Nuri? Ah, ha fatto bene. Ha fatto molto bene. I danni al collegio sono stati riparati? Già, e sarà molto bene che le ragazze ci ritornino subito. Ah, giusto. Giustissimo. Io vado a prendere la macchina. Non importa, non si disturbi. Abbiamo la nostra. Bene. Arrivederci. Ti sei divertita? Sì, tanto. Arrivederci. Ti scriverò. Grazie. Ciao, papà. Ciao, piccolina. Verrai a trovarmi? Certamente che verrò. Sei stata bene? Sì, sì. No, no, caro avvocato. Questa volta proprio non gliela perdono. Signora, lei ha ragione. Ma si metta un po' nei panni di suo marito. Già. Un uomo solo a Parigi, la città delle tentazioni. Oh, caro avvocato, sapesse quante gli hanno perdonate di tentazioni? Ma passare per grulla? La storia del doganiere. Una scusa la doveva anche trovare. Io passo per un esperto divorzista, ma tento, finché possibile, di non distruggere le compagini familiari. Lei comprenderà, cara signora, che non possiamo disturbare il tribunale per un paio di mutandine e un doganiere. E lasciamo stare il tribunale, non c'è il Messico. Oh. Addirittura. Beh, o tribunale o Messico, per lui io quell'uomo non lo voglio più vedere. Tanto ormai il ragazzo è cresciuto, è quasi dottore, e non è mai troppo tardi per riacquistare la libertà. Gli passerò gli alimenti. Beh, quelli per forza. Dura Lex, set Lex. Ah. Avvocato? Scusi un momento. Prego. Che c'è? C'è in linea la signora Clara sulla terza. Me la passi. Un'altra povera donna. Sì? Sono io, buongiorno cara. Se quelle carte sono pronte, vorrei passare da lei. Sono pronte, aspettavo anzi di vederla. Renzino era in villeggiatura, volevo venire con lui. Ho aspettato che tornasse. E allora vediamo. Volete venire da me oggi alle 5? Renzino va bene alle 5? Benissimo, cara. Alle 5 allora. Arrivederci, avvocato. Ma se ti dico che a Milano non si batte un chiodo, non m'è riuscito di pescare una lira. Adesso poi con il trasferimento di Roberto in Calabria siamo fregati un po' tutti. Già. C'è rimasto sempre Peppino. È tornato da Parigi euforico. Ma davvero si sposa? Ah, è stato tutt'uno, vista e presa. Com'è? Peppino dice che per lui è la donna ideale. Me la sto scarrozzando per tutta Roma. Non gratis. No, spero che Peppino non se ne dimenticherà. Io e te dobbiamo fare una società. Ma è vero che le ha comprato una casa al Foro Traiano? Altro che? Dice che lei è un artista e non può vivere che fra le cose belle. Finalmente hai imparato a scucire, allora. Dopo aver cucito per tutta la vita. Sei comprato una Mercedes, caro mio. Ma non da me. Non mi ha lasciato neanche l'opportunità di guadagnare 4 soldi. Ma Peppino aveva bisogno di una macchina vera. Oh, spiritoso. Allora, mammina, cerca di essere comprensiva. Papà non può continuare a vivere da solo. Bisogna che torni a casa. Ho detto di no. E invece sì. Ma che vuoi fare? La giovane sposina è ingannata. Alla tua età. Ragiona. Ho già ragionato anche troppo. Anch'io. E ho detto a papà di venire qui questa sera. È qui fuori. Lo chiamo? Lo chiamo? Beh, chiamalo. Però io non ci parlo. Ce ne vuole di pazienza con voi. Papà? Aia. Vai. Come stai? È stato Giorgio a volere e io... Ecco, giusto perché c'è di mezzo nostro figlio. Ecco. Ma tu non mi devi più rivolgere la parola.
Da oggi in poi parlerò soltanto io. E adesso chiudiamo. Eh no, che fai? Come che faccio? Questi sono per gli alimenti. sta qui il generale, aspetta. Attenta la testa! Grazie, caro. Ciao, Wanda. Ciao, Peppino. Scusa il ritardo, ma io non sono abituato a girare i negozi con una donna. L'amore fa fare questo ed altro, caro Peppino. Per questo sono stato un cieco. Ora però, cara, comincio a vedere bene, a vedere chiaro e sono felice. Oh, Margaret viene a momenti, sai, sta sistemando gli oggetti che abbiamo comprati ieri. Sono tanti e ci tiene molto. È ordinata. Ecco, così va bene. Adesso verifichi quelle applicazioni in corridoio, per favore. Oh, io ti ringrazio per tutto quello che stai facendo. Ma Peppino, che stai dicendo? Sono felice di esserti utile. Grazie, grazie, sei tanto cara e lo stai dimostrando. Anche Margaret ti vuole molto bene. Oh, consigliala, Io voglio che abbia dei begli abiti, una bella casa. Beh, io mi sono scatenato. Lascia fare che abbiamo preparato una lista di sarte e di antiquari. Mamma mia, povero mio. Le sarte, beh, anche i sarti. Beh, ti piace? Mica male. Mica male, lo credo. È un gemito. Ma come un gemito, Peppino? Questa è la scuola fiammingo. Già, è un gemito fiammingo. Così lo ha scelto Margaret. In persona. A proposito, ho bisogno che mi cerchi in modo assoluto un coso, come si chiama la... Cosa? Uno Stendhal. Come hai detto? Non farmelo ripetere una seconda volta, perché non lo so pronunciare e mi vergogno. È un coso, come si chiama? Uno Stendhal? Uno Stendardo, Stendardo. Uno Stendhal? Stendhal. Ma come, scusa? Stendhal è uno scrittore, sì, poi sì, un libro. Sì, un libro, è un libro... Poi dovremo organizzare anche una bellissima festa, Magnifica deve essere, la voglio presentare agli amici. Quella la faremo organizzare da Achille, sai che lui è uno specialista in queste cose. Beh, purché non faccia scherzi quel cretino, sai, Margaret è una ragazza particolare, ha uno spirito diverso, non sopporterebbe certe volgarità. Darling! Oh, Margaret, cara! Abbiamo fatto tardi, ma Roma fa perdere la cognizione del tempo, è così bella. Roma! Guarda... Roma, paradiso e sepolcro, città e solitudine al tempo stesso, e dove sui morti la luce dei fiori illumina l'erba. Aveva ragione il nostro Shelley. Tu conosci Shelley? È un mio cliente da anni. E tutti i grandi poeti hanno amato Roma. Byron, Keats, Goethe, Stendhal. Mi raccomando, Stendhal. Tintarella di luna, tintarella color latte, tutta notte sopra i tetti come i gatti, e se c'è la luna piena, tu diventi candida. Hai organizzato una bella cacciata, E questo è soltanto il preludio, ti accorgerai quello che succede alla fine. Balliamo? Una parte di cognac, tre parti di rum, due di whisky e molto champagne. Molto champagne, ma che combini? Pasqua, no? No, per cominciare. Si può assaggiare? Sicuro. Grazie. Anch'io, Non ti farà male? Forse sì, ma ci vuole. Però, mica male, Preparata. Io un po', ma perché quel signore lì è così molto serio? Però si trasferisce in Calabria, poverino. Ma via, Robertaccio, che hai fatto? Non fare quella faccia, andiamo, coraggio! Mischiati con noi, balla anche tu! Ma è questo che ci vuole? Bevo un po'. Che cosa sarebbe? Camomilla rinforzata. Tintarella di luna, tintarella color latte. Guarda quei due, San Marino, Messico, Perù e poi... E se c'è la luna piena, tu diventi candida. Margaret, abbastanza carina però, Sarà, ma non ha classe. Per te classe vuol dire una donna racchia con un bel vestito. Ehi, signori, qui ci vuole tutta la gang al completo. Gianni, Colette, Mario, Lisa, ecco, dove siete? Sono qui, lo vedi? E allora io propongo il gioco della verità. Vieni, Colette, vieni, ti faccio il gioco della verità, tipo Trisher, sai?
dico, Mario, tu ci stai, non è che te la vedi brutta, eh? Ci sta, ci sta, ci sta. Va bene. E allora ecco la prima domanda. Il doganiere era biondo o era bruno? Com'era? Rosso, era. E chi se lo ricorda, scusa? Rosso. Non se lo ricorda, la verità, la verità, la verità, la verità. La verità. Erano due, uno biondo e uno bruno, due. Lo vedi quanto sei farabutto? Ma è un gioco, Lisa. Un doganiere rosso, quando mai il doganiere rosso? Beh, adesso se lo permettete vorrei fare una domanda anch'io. Posso? Senz'altro. Signorina. Eh? Ma la verità, eh? A che cosa sta pensando in questo momento? Alla stessa cosa che pensa lei. Allora chiedo scusa. Che avete pensato? Shh. Roberto, tocca a te. Tu adesso ti devi sbottonare qui davanti a tutti. Oh. Cosa? Circa il nome della ragazza che era con te sulla via Appia. Non posso. Dai, dai, dai. Bravo, un gentiluomo gode e tace. Era bionda o era bruna? Bruna. Nazionalità? Svedese. Impossibile, perché le uniche teste brune della Svezia sono le capocchie dei fiammiferi svedesi. Il resto è tutto biondo. Certo che come gioco questo è molto intelligente. Tu ti devi far curare il fegato. E te il cervello. Gli svedesi sono tutti manzi biondi. E tu che dici? Chi era la misteriosa svedese di Roberto? Che me ne frega di queste cretinate? Stiamo diventando ridicoli. Nemmeno più i ragazzi fanno questi giochi. Ma Gianni, oh, che ti prende? Mi prende, che mi sono rotto l'anima e basta. Gianni, ma che cos'hai? Oh, stupido. Gianni, aspetta. Gianni! Ma questo via fuoco come i fiammiferi svedesi. Io forse sarò stato un pochettino allusivo, ma via, non esageriamo. Piuttosto, che è sta lagna? Maestro, Charleston! balliamo? Ah, bene, bene. Sì, ma che cosa hai pensato prima? Non hai mica pensato quello che ho pensato io? No, io pensavo quello che pensavo io. Quella ti mangia anche la camicia. Fate l'acqua, via. Dategli un po' d'acqua. Ah, via.
Poveretto. Questa è la vita. Ci si affanna, si corre. Peccato, era un ottimo cliente. Povera Achille, pensare che lo diceva sempre. L'infarto è riservato agli uomini. Forse fumava troppo. Pensare che era tanto allegro, scherzava sempre. Scherza e poi l'infarto viene sul serio. Io lo conoscevo da poco, ma era così caro. Era intelligente, era brillante, era colta. E ballava così bene. Va bene, ballava, era intelligente, già lo date per spacciato, poverino. E aspettiamo, no? Io ho conosciuto uno che ha avuto 3 volte l'infarto, eppure l'ha superato, sì, 3 volte. Era così simpatico. Sembra che dorma. Povero Achille nostro. Io non ci posso credere. È ancora caldo. Che ora è? Saranno le 4. Ho fregato! Questo mi è stato sempre antipatico, sempre. Uno scherzo di chiusura. Sempre. Achille. Ma papà. Siete cascati tutti, la grande cosa. Hai capito che Lazzarone ce l'ha fatta? Brutta. Venga con me. Venga. Arrivederci. Aspetta che apro. Ecco io. Ma chi mi porta? A fare un altro spogliarello, sempre se Peppino lo permette. Prego. Oh, ascoltate, c'ho un progettino nuovo per domani, poi mi telefono. Ma Giorgio è tornato in villa stasera? Certo. Sì. Allora tutti a Fontana di Trevi. E chi arriva ultimo paga. Pronti? Via! Papà guida la vettura ad oltre 150, però se io guido 80 un pazzo sarò. La mamma un bikini stretto che lascia scoperto tutto, però se anch'io lo metto sfacciata sarò. Genitori in blue jeans, ha incantato papà, ha sedotto mamma in blue jeans. Teddy boy oggi chiamano noi, per noi han parole non certo leggiadre, nessuno ha scoperto che c'è il Teddy padre, la Teddy mamma. Genitori in blue jeans, genitori in blue jeans.